che ci interessa esplorare è quella che è l'eredità di Pasolini oggi, il linguaggio poi prettamente cinematografico, il rapporto con Sciascia, quindi anche il rapporto con questo territorio specifico. Poi dopo seguono tutta una serie di attività, sia all'interno di questa tre giorni pasoliniana, artistiche, prettamente artistiche, sono gli spettacoli incentrati sulla figura di Pasolini. Abbiamo Morgan, il secondo giorno ospiteremo uno spettacolo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sull'incontro tra Pasolini e Pound, e infine per quello che riguarda il terzo giorno abbiamo uno spettacolo, la prima produzione propria di Taormina, commissionata alla Fondazione Taormina Arte dopo diverso tempo, dedicata e ispirata al film Comizi d'amore. Sono state scelte fondamentali e in qualche modo anche significative di quello che la cultura rappresenta in Italia, deve rappresentare in Sicilia e può essere sicuramente espressione della nostra fondazione. Noi otteniamo la possibilità di realizzare questa stagione invernale attraverso l'intervento importante dell'assessorato al turismo e dei fondi del FUNT. L'assessorato al turismo ci ha assegnato le scelte artistiche e queste sono sicuramente in capo all'avvento del maestro Beatrice Venezia, di cui siamo tutti orgogliosi e contenti. Sì, una manifestazione per tutti, veramente con grande livello culturale e grande livello artistico, che potrà attrarre veramente vari tipi di pubblico. La fondazione The Brass Group, orchestra jazz siciliana, partecipa a questa bellissima iniziativa con due produzioni, con una con l'Orchestra Jazz Siciliana e con tanti solisti, da Nicolosi a Mivici, e seguirà un altro concerto la mattina del 31 con le Christmas Lady.